Mi è arrivata la comunicazione dal governo nazionale che il Friuli-Venezia Giulia diventa zona arancione. Io ritengo questa decisione incomprensibile perché rispetto ai parametri che mi hanno spiegato di cui Regione Friuli-Venezia Giulia non ha questo famoso algoritmo, ed è assurdo che noi non possiamo sapere l'algoritmo come vengono calcolati questi parametri, ma vabbè. Mi hanno comunicato che sono dei parametri oltretutto decisamente non determinanti nella lotta alla pandemia. Di più, abbiamo migliorato molti altri parametri. Questa comunità regionale ha dimostrato in questo periodo di combattere sempre unita la pandemia. Tant'è vero che nella giornata di ieri, non di un anno fa, ma di ieri, ho firmato un'ordinanza d'intesa con il Ministero della Salute per andare a darci delle nuove regole, proprio perché siamo persone responsabili. E non la regione responsabile, i cittadini di questa regione sono responsabili. Io sono molto convinto che tutti continueremo a mantenere le regole, a mantenere il distanziamento, a difenderci a vicenda. Però questa battaglia la si porta avanti se si va avanti insieme. E gli appelli di condivisione non possono arrivare soltanto alle regioni o ai cittadini. La condivisione deve farla anche il governo. Perché quando vengono fatte delle scelte incomprensibili, è più difficile portare avanti la battaglia. Allora, ribadisco, io sono convinto e invito tutti a rispettare sempre ogni regola che ci viene data, il distanziamento e il difenderci a vicenda. Però continuerò l'interlocuzione anche forte, come ho avuto in queste ore, molto forte col governo, per avere delle spiegazioni e nel caso dei correttivi rispetto a delle scelte sbagliate. Ci sono territori, altri territori in questo paese, che almeno dai dati pubblici sono in situazioni decisamente più difficili delle nostre. Io non voglio dire che noi siamo in una buona situazione. Sicuramente la battaglia alla pandemia è difficile e tutti dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo preservare gli ospedali, dobbiamo preservare il lavoro dei medici, dobbiamo preservare le terapie intensive per non vedere un sovraffollamento. E in questa direzione ci stiamo muovendo. Ma guardate che non è indifferente la condivisione della popolazione nella battaglia. Noi dobbiamo condividere, non ordinare i cittadini. Ed anche l'ordinanza di ieri andava in quella direzione, come ho avuto modo di dire quando l'ho presentata. La cosa che chiedo a tutti i cittadini di questa regione è continuare con rigore nel comportamento, col distanziamento per salvarci, abbassare tutti i dati, anche quelli più aleatori che ci hanno detto. Però sta di fatto che noi pretendiamo motivazioni e motivazioni serie, perché altrimenti è difficile pensare di portare avanti la battaglia uniti.